Come ogni anno, nell'ultimo giorno del mese di ottobre, mese del Rosario, l'Unitalsi della Spezia, associazione che si occupa del trasporto degli ammalati ai santuari, ha convocato associati e fedeli per la recita della preghiera mariana presso la Cappella della Madonna di Lourdes, ospitata nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Mazzetta. A presiedere la celebrazione il nostro vescovo, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, alla presenza del parroco Don Sergio Lanzola, di Don Gianluca Galantini, assistente spirituale dell'associazione, di Don Luca Pescatori e di altri fedeli convenuti per l'occasione. Una preghiera che il nostro vescovo ha voluto recitare a supporto delle intenzioni che il Santo Padre Papa Francesco chiede con insistenza, la supplica della pace. Nelle ormai diverse e martoriate zone di guerra, dalla regione di Israele e Palestina all'Ucraina, ai diversi focolai di guerra in Africa e in altre parti del mondo. Queste le parole del nostro vescovo a conclusione del rosario prima della benedizione finale. Ricordo ancora proprio l'invocazione del Papa che ci chiede di farci voce di questo desiderio di pace che è nel cuore degli uomini, un desiderio che vediamo ecco, quotidianamente, non solo negli ultimi momenti, che forse hanno inciso di più nella storia perché li vediamo più direttamente in modo mediatico, ma sappiamo quanto nel mondo tanti siano i conflitti, e al di là dei conflitti, tanto per intenderci quelli armati, esistono poi i conflitti non armati di armi, ma armate di altre relazioni, che sono tutti i conflitti che poi andiamo a ritrovare dentro la società, dentro la famiglia, dentro le relazioni, che sono meno eclatanti ma non meno distruttivi, perché voi mi insegnate che l'albero, per quanto grande, nasce sempre da un seme piccolo, e se il seme è un seme di conflitto poi produce frutti di conflitto, ovviamente a livelli diversi, ma noi siamo qua chiamati per poter seminare semi di pace, e questi semi di pace non sono solo le nostre buone azioni che ci devono essere, ma sono soprattutto la preghiera, perché sappiamo che per noi la pace ha un volto, una storia, ha un nome, il principe della pace, il Signore Gesù. Ecco che lui veramente, per una particolare intercessione della Vergine Maria, che lui stesso peraltro ci ha affidato come madre, ecco, ascolti la nostra preghiera. Maria, come ha fatto a Cana, strappi a lui il miracolo di trasformare l'acqua in vino, e questa volta direi di trasformare le nostre preghiere, che certamente sono sincere, ma sono preghiere di creature piccole come siamo tutti noi, le trasformi invece in preghiere grandi e le possa veramente portare davanti al Signore con quella grandezza di cui c'è bisogno per noi, per tutti e soprattutto per la crescita serena del Regno dei Cieli.